infatti una delle cose che si possono fare qui al FabLab riguardo la produzione di oggetti è sicuramente dedicato al settore dell'oreficeria. Abbiamo un prototipo eseguito con la stampante 3D ed è un prototipo. Se il prototipo va a buon fine, quindi non ci sono altre modifiche o altrimenti si modifica, si ottiene la cera e poi dalla cera si ottiene la fusione, in questo caso in argento. Quindi questo è un ciondolo come quello che ho io addosso. Stessa cosa per qualsiasi oggetto che sia in metallo, quindi possiamo fare il prototipo e poi attraverso dei processi ottenere l'oggetto in metallo.